Buongiorno a tutti e grazie per essere tornati a studiare qui con me Photoshop. In questo tutorial vedremo come creare un effetto crepe applicato al volto di questa splendida ragazza. Partiamo subito. Per prima cosa sblocchiamo lo sfondo cliccandoci due volte sopra e rinominiamolo in Girl. Adesso selezioniamo il volto utilizzando lo strumento Selezione Oggetto, strumento potentissimo per effettuare selezioni molto precise e in poco tempo. Se desideriamo comunque rifinire la selezione, clicchiamo ancora in Selezione Maschera. Mettiamo la spunta alla voce raggio avanzato, permette di impostare un margine di regolazione che si adatta al bordo della selezione, preferenza utilissima per i capelli, e regoliamo anche le altre voci per ammorbidire la selezione. Infine diamo l'output in modo che Photoshop crei un nuovo livello con maschera. Nascondiamo pure lo sfondo a questo punto. Adesso andiamo in immagine, regolazione, inverti e salviamo il file in formato PSD chiamandolo viso inverti. Questo passaggio permette di avere una sorgente che mette in evidenza i punti salienti della foto. La useremo per far adattare la foto delle crepe alle linee del viso in modo tale che la sovrapposizione non risulti piatta e sia davvero realistica. A questo punto chiudiamo pure l'immagine invertita e torniamo su quella di prima. Qui portiamo l'immagine delle crepe, vi ricordo che i file per fare l'esercizio li trovate sul mio sito, e sul nuovo livello con le crepe premiamo Ctrl T per ingrandire l'immagine in modo che occupi l'area interessata. Ora dal menu filtro selezioniamo distorsione, muovi, inseriamo un valore numerico in base all'intensità che vogliamo ottenere, da 10 a 15 va bene, diamo l'ok e selezioniamo la sorgente salvata prima. Viso, inverti PSD. Notiamo come l'immagine delle crepe si è mossa per seguire in maniera naturale le linee. Ora duplichiamo la maschera e portiamola sulle crepe, lo facciamo velocemente tenendo premuto Alt e trascinando. Applichiamo quindi un metodo di fusione, io ho scelto sovrapponi. Ora non ci rimane altro che rifinire il livello con le crepe. Selezioniamo la maschera e utilizziamo lo strumento pennello nero abbassando la durezza a 0 per avere meno pressione e un aspetto più morbido. A questo punto portiamolo sull'immagine in modo da ottenere l'effetto che vogliamo. Vi ricordo che il nero nasconde e il bianco mostra. Andiamo a rifinire le parti intorno alla bocca e negli occhi, quindi continuiamo a nascondere le crepe da queste posizioni. E quando siamo soddisfatti del risultato, duplichiamo il livello Girl Copia per applicare un ulteriore metodo di fusione. Io ho scelto Moltiplica. Questo ci permette di avere maggiore consistenza sull'effetto. Esatto, risulta molto più vivido. Come ultimo passaggio possiamo scegliere uno sfondo dei toni noir e portarlo sotto la nostra ragazza. Ecco qui potete sbizzarrirvi e dare spazio alla vostra fantasia. Benissimo, direi che il tutorial è completato. Se sei arrivato fin qui, lasciami un commento per farmi sapere che sei passato, mi fa molto piacere leggerli. E cosa molto importante, iscriviti attivando la campanellina, visto che verranno pubblicati altri tutorial completi e gratuiti. E dai un'occhiata anche alla mia pagina Instagram, ci sono altri tipi di contenuti. Ti ricordo che tutti i file per svolgere l'esercizio li trovi sul mio sito, lascio tutti i riferimenti in descrizione. Un caro saluto e a presto!